Ben ritrovati amici avventurieri, come va? Eccoci qui, pronti a continuare Trek to Yomi, io sono Millo. Intanto voglio scusarmi ora prima di iniziare perché ho mancato insomma di caricare i video qualche giorno, ma vabbè c'è stato il fine settimana, la situazione poi a casa è un po' così, ma non voglio stare ora a tediarvi con questo. E niente, andiamo avanti, siamo al chapter 3, al capitolo 3, quindi vediamo un po', non ci dobbiamo perdere questi consumabili, io sono pronto. Allora, andiamo, dovevamo entrare qui nella città, vi ricordate? E anche il nostro villaggio この卑怯者とは抗うものにも出くわさずやすやすと。 Oh, di qua si va. Cioè, come si fanno a trovare, cioè, come si fanno a trovare alcuni collezionabili? Cioè, questo avete visto? Mica lo sapevi che di qua si poteva venire. Intanto però abbiamo trovato Ugaijin Ukano Mitama, un kami che è uomo o donna, ambedue o nessuno dei due. È un Ukano Mitama che ci rivolgiamo per avere cibo e terreni prosperi. Chiunque possedesse questa icona che lo raffigura probabilmente pregava per ottenere un buon raccolto. Spero che la sua preghiera sia stata accolta, perché al momento le scorte di cibo sono in grave pericolo. Stiamo conoscendo un po' di cose del Giappone feudale, un po' come su Ghost of Tsushima. Ragazzi, vi ricordate? Diario aggiornato. Non c'è gola che questi demoni non taglieranno. Uomini, donne, bambini, perfino i cavalli. Sarei dovuto essere qui. Perché non sono rimasto? Ho giurato al maestro che avrei protetto la nostra gente e che sarei rimasto al fianco di Aiko. Tanto la promessa, ma posso ancora salvarla e posso spedire sottoterra la persona responsabile di questo orrore. Fanno sempre gli affondi, avete notato? I maledetti! Vi ho salvato Picchetti. Non abbiamo frecce. No. Andiamo bene. Pippoliamo per bene. E qua quando meno te l'aspetti cambia prospettiva la telecamera. E ecco, guardate. Eccola. Specchio di bronzo. Quando fuggì a nascondersi. Fu il suo stesso. Quando fuggì a nascondersi, scusate. Non l'avevo visto mica l'accento. Quando fuggì a nascondersi, fu il suo stesso riflesso in uno specchio circolare a ricondurre a noi Amaterasu, la regina dei kami. Fu così che la riportò alla luce del sole nel nostro mondo. Ora è lei la più grande tra i figli di Izanagi e proteggerci dal regno dei morti. A proteggerci dal regno dei morti. Wow. Allora. Si sale? Ho visto qualcosa? Dimmi che sono le frecce, va, che quelle pure ci servono. No, i Boshuriken, va bene. Ok, vada per l'altarino. わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、人が殺す死んだ。アドロアドロアドロ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。うせろ。 Hop!
bello. Allora, avanti più YX, un attacco base con raggio più ampio. Però scusate, se non me li fate provare, se non me li fate provare, come faccio? Così? Così? Ma no, mi sembra. Vabbè. Aspettate, aspettate. Non è che qua si può andare? Oi. Oi, mannaggia la zozzeria. Ok. Lo vedo. Energia aumentata. E un nuovo collezionabile. Mannaggia, mo lo perdavamo di nuovo. Ah, la leccornia preferita da Aiko, Lina Rizushi. Dicono che i suoi angoli ricordino le orecchie di una volpe, la messaggera di Inari. È grazie alle sue benedizioni che crescono i raccolti e che possiamo avere tutto il riso e il sake che si possa desiderare. Dinanzi agli artigiani assume le sembianze di un uomo e guida i colpi dei loro martelli. Ci è stato insegnato a essere riconoscenti nei confronti di Inari. Ma dov'è ora? Che ne sappiamo? No? Voglio dire... Allora, qui? No, qui c'è qualcosa? Frecce, frecce, le ho viste? Oh, benissimo. Un pochino più di frecce, non è che ci farebbero schifo. Dai, chicchetto. Vi devo massacrare. Intanto stiamo trovando tutti i collezionabili, Da che parte vado? No, perché sei sceso? Penso che sia di là, perché di qua non ci va. Non sa mai mi perdo roba. Ho queste telecamere assurde. Urca la miseria, ti hanno messo quello grosso proprio che non potevo usare neanche le frecce. Oh, ah. Meno male. Sto facendo sempre lo stesso attacco. Guarda come prova l'affondo sto disgraziato. Perché si è rotto. Loro lo sanno che è rotto. Non si para. Andiamo su. Non c'è niente, no? Ok, va bene. Dobbiamo parlare con lui. Saito-dono! Yurushio! Yatsurano hakarigoto ni mamma to hamari. Non riuscite a leggere comunque. Kanjina toki ni iawasu koto ga dekizu. Hiroki-dono. Oyame. Oyame nasame. Sake ni wa shiga matsu nomiji. Naraba shi to deyau made. Ok, poverino. Ah, si viene di qua e di qua. Oh, c'è qualcosa. Benissimo, abbiamo tre frecce ora. E abbiamo la salute aumentata. Yes. Meno male che sono venuto a vedere là, perché sennò ci perdavamo. Ok, forza. Kore wa tannaru shugeki dewa nai. Osore yue no saranaru osore wo aoru ga tame no shogyo. Hanno fatto una strage, madonna. Erano proprio cattivi, eh. Allora. Forse di qua c'è qualcosa?
Ta-ta! X più X, muovi su X, X, Y. Basta andare di là e posso venire di qua però. Qua dentro. Bello. Allora, voglio il collezionabile. Guardate. No? C'è qualcosa? No, le capacità munizioni. Oh, c'è qualcosa. Capacità munizioni raggiunte. C'è qualcosa pure qua? Collezionabile. Madonna, raga, però. Cioè, introvabili, introvabili. Posso dire? Posso dire? Alla forma della luna. Ascolta, fiaschetta lunare. Alla forma della luna, la stessa forma di Tsukuyomi, il secondo dei tre figli di Nazaji, che fu creato mentre questi si purificava dalla macchia dello Yomi. Tsukuyomi era uno dei fratelli di Amaterasu, regina del sole. Ma ora il Signore della Luna la insegue in eterno attraverso i cieli, e la notte e il giorno non potranno mai più stare assieme. Sarà altrettanto vana la ricerca della mia amata? Ma no, caro, no, no, che la troviamo. Non ti preoccupare che... Ah, possiamo passare anche di qua. Allora in verità non era poi tanto nascosto questo collezionabile, perché in teoria eravamo obbligati a salire di qua per aprirci la strada. Ok, ok, ok. Ha senso, perché se no, raga, era improbabile. Guardate, là ci sta qualcosa che luccica. Energia aumentata, ci fa piacere. Vediamo se c'è qualcosina qui, raga. Spippoliamo, spippoliamo. Pare di no. Ok, andiamo avanti. Qui. Che ce vai a fare qua? Non c'è niente, però. Ok. Ah, qui all'inizio gioco, ora riconosco, quando iniziamo il gioco, qui dietro c'è un collezionabile che l'abbiamo preso, se vi ricordate, andate a vedere il primo episodio, il secondo mi sembra. Osai samurai, osso sugi da. Gore, tara o kasabaite yare. Ah, sempre da fondo fai, ma perché? E paragliela! Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, gli affondi, gli affondi, gli affondi, gli affondi! Gli affondi sono qualcosa di significante! Hai rotto! Hai rotto! Niente, raga,
gli affondi sono praticamente la cosa più orribile di questo gioco. L'ho detto tutti i video e continuerò a dirlo per tutti i video ogni volta che farà così. Lo so che ho scocciato. Vai, criminali. Mi madò. Guarda come ti fanno anche loro. Guarda! Spa! Vabbè, chicchetta, che vuoi fa? Oh. Allora, però, raga, però avevo messo le frecce! Beh, vabbè, io non ho parole, mo scusatemi se sclero, però non ho capito. Abbiate pazienza! Abbiate pazienza, però! Cioè, avevo messo le frecce e continuavo a premere e non faceva niente, non me le selezionava! Osoi, samurai! Ososugi! Mannaggia questo che si affondi! Vabbè, picco, però, vuoi farà! Mannaggia, che sta succedendo? Vai in inferno, porca miseria! Ora ci sta l'arco di grazia. Ok, meno male. Yeah. Andiamo su. Ok. Ammazza quello con la lancia se rompi, eh. Ok, scusate, mi ricompongo, mi ricompongo, lo so, non c'è la camera, ma mi ricompongo dopo questo assalto. Molto difficile, eh. C'è qualcosa? Buono. E poi? Oh, di grazia. Selezionabile? No. Allora. Ok, non abbiamo visto nessun collezionabile. Speriamo bene. Nasumi no kao bakari ja. Mina yoku zonjite oru. Ammazza, sei lungo, perché qua è il suo villaggio, ovviamente. Guarda come affondano sti disgraziati. 3 Perché ho la sensazione che ci siamo persi il collezionabile? Raccogli, raccogli, perfetto, eravamo usati 2 contro l'arciere che rompeva. Ho un altarino. Dai, Chicco. Oh, sta buono. Non mi fate spaventare. Ma che davvero? Porca zozza, quanto è tosto! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, è difficoltà immensa! Ok, altarino. Scusate, però, una spippolatina di qua non la dobbiamo dare. Non c'è niente, di qua non ci viene.
No, questo pare un percorso obbligato. Oh, attenzione. Bene, questi ci servono. Attenzione. Siamo al massimo. Vabbè, le frecce sono molto potenti. Molto, molto potenti. Mannaggia, ma sta vicino a sto stronzo, lui! Lui e gli affondi, porca miseria! Ah, chicchetto! Hai sentita sta botta in testa, mi sa, Sono finiti? Ho visto qualcosa, qui c'è un consumabile, me lo sento, eccolo qua. Ah. Tutti li abbiamo trovati! Yes! Ciao te la divisa, così mi piace, l'altra volta invece ne siamo persi uno perché non ci ha fatto tornare indietro. Il proprietario di questa ciotola non potrà più mangiarvi il riso al suo interno, e non è uno che dei tanti doni di Ukemochi, Kami del cibo. Eppure è per via della sua morte che amate Razu. Dea del sole, rifiutò il suo fratello Tsukuyomi, dio della luna. In un impeto di disgusto, Tsukuyomi uccise Ukemochi, che aveva creato un banchetto a partire dal suo stesso corpo, tossendo e rigurgitando riso, pesce e selvaggina, oh signora. Da quel giorno, Amaterasu stabilì che il suo violento e iracondo fratello non era più degno di risiedere nel regno dei cieli. Vabbè, adoro. Oh, comincia ad essere un po' troppi per i gusti miei, Un po' troppi. Yukidoro, ikite orareta ka? E voi? Parliamoci. Aiko dono. Aiko dono wa izuko ni dojo. Da ga itte wa naranai. Kono tori da. Zenban ni taba ni naro to. Sessha o tomeru koto wa dekinu. E chi ci aspetterà al dojo? A me non me ne frega niente perché i consumabili li abbiamo presi tutti, quindi basta andare tranquillo, ragazzi. L'unica cosa ovviamente però anche l'energia e ste robe sono buone da... Oh oh, attenzione! Urca! Però io sono vestito come un Ronin alla fine. Almeno vedo il cappello da Ronin, no? Lui certo la samurai. Siamo dei disgraziati. Chi è? Una cosa... Non ho riconosciuto. Ota koto ga aru no. Kono te de sono kizu o owase. Onore ga ikitaeta no o mitodoketa hazu ja. Onomura wa ware o haka ni tome okitaku nai you da no. Ano onna ga saigo made yonde otta no wa omae no naka. Ware ga sono kurushimi o owarasete yaru made na. No, l'ha uccisa. Che disgraziato! È molto meno! Ma mi ha messo... Ah, ecco! Toru ni daranu. No, ma ho ucciso lui. Ma allora?
sono morto anch'io. Ma la dove l'achievement? O dovevo andare così? Padre, vogliamo noi. Io mi aiuto. Qualcuno ci salva? Aiko. Ci rincontreremo ancora della serie? Non finisce qui? Anzuることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊ども。 Ma no, non l'ha uccisa. Non sto capendo niente. Daiji wa gozaimasen. Hitomasu wa. Mina ga matte orimasu node. Mada mada subeki koto ga gozaimasu. Aiko. Sonata nashi ni wa mina nani mo dekinai. Seisha mo shikari. Aha. Watakushi mo de gozaimasu. Wareware wa dochira ka ga kakete mo ikemasen. Adoro. Aiko! 生きておったか? No, sto sognando. Secondo me sto più della rende qua. Mate! Ma che bello sto gioco! Allora. Diario aggiornato. Non sono sicuro di dove mi trovi o di come sia giunto qui. C'è stato uno scontro, un uomo con il volto da demone. Dov'è ora? E Aiko, l'ho vista, non è così? Perché non mi ha aspettato? Devo ritrovarla. Beh, questo è un nuovo capitolo. Allora facciamo una cosa. Ho visto che luccicava. BY. Ma tanto non funziona. Ma tanto non funzionano. Combinazione pesante rapida. YX. Vabbè. C'è qualcos'altro. Non ti buttare nell'acqua, ok. Voglio solo trovare l'altarino, anche perché questo Aiko. È un nuovo capitolo. Ma quanto mi sono andata d'arca? O sta sognando? Forse è una parte Aiko. Solo storia questa. Dove? Dubito. Questa la strada ce la dobbiamo fare allora. Infatti, perché non vedo altarini. E non voglio perdermi. に覚えのない血なれど、どこか気懐かしくある。ま、どうした?女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申しくだされ。見たのであるか。この先じゃ、されど心してまいる。オッケー。ここは汚れたち。 恐ろしい病に侵されておる。かたじけない。承知いたした。OK, facciamo attenzione. Oh, c'è qualcosa. Nuovo collezionabile. Oh, Oniudo. Una carta di un mazzo di Karuta sul retro raffigurato uno yokai, uno spirito, una belva leggendaria. Questo mi ricorda Nio. Questo è Oniudo. Un gigante vestito da santone. Esistono molti racconti che narrano di come Oniudo seminasse distruzione e terrore, ma altri lo descrivono come un aiutante degli uomini. Si dice che facilitasse i raccolti, riparasse ruote dei mulini bloccati, sgomberasse sentieri ostruiti. Tale forza e perseveranza sono ciò di cui ho bisogno ora. Allora, posso venire di qua, credo? No, di qua non si passa. Voglio trovare un altarino per salvare la partita, ma penso che l'abbia salvato da sé, no? Eccolo qua. Allora, miei cari avventurieri, chiudiamo qui questo bellissimo episodio.
abbiamo fatto tanta strada, abbiamo trovato tutti i collezionabili del capitolo 3 e ora ci accingeremo a giocare questo nuovo capitolo. Io non so cosa stia succedendo per quanto riguarda Aiko. A quanto pare il tizio ha detto di averla uccisa. Oh no, ho capito male io. Stiamo inseguendo la sua ombra, un suo fantasma, non lo so, anche perché noi siamo stati feriti mortalmente. Ma chi ci ha salvato? Cioè, chi è che ci ha ripreso? Possibile che ci ha lasciati lì morenti, ma non siamo morti alla fine, dissanguati, ok? Insomma, sembrava un bel colpo di spada, avete visto, un affondo di quelli che io odio. Comunque, tutto questo lo scopriremo continuando a giocare Track to Yomi. E quindi io vi esorto a lasciare un like, ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e ad accendere la campanella per rimanere sempre notificati e per sapere come andrà a finire questo titolo molto 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 particolare. Grazie ancora, vi saluto e ciao a tutti!